Intelligenza e funzionalità sono le parole d'ordine della cucina del futuro, dove l'innovazione e la tecnologia semplificano le attività quotidiane di questo angolo della casa, che sta diventando sempre più centrale. A svelare le proprie carte a Eurocucina, la biennale del Salone del Mobile, c'era anche Electrolux, che ha spinto in questa direzione tutti gli elettrodomestici destinati al mercato domestico. Daniele Siciliano, Marketing Manager Electrolux Italia. Presentiamo tante novità, sia funzionali, perché per noi è importante quello che creiamo per semplificare la vita e migliorare l'esperienza in cucina di tutte le persone, sia invece quelle più tecnologiche che stanno diventando un trend per la cucina, come la connettività fra tutti e la possibilità di controllare i propri elettrodomestici da remoto. L'idea dietro questi principi è quella di creare una cucina assistita dove sensori tattili sulla maniglia del forno agevolano apertura e chiusura automatica della porta, i piani di lavoro hanno sistemi di lavaggio integrati per taglieri e coltelli, il vetro del forno cambia opacità in base alla vicinanza dell'utente. Non solo, nella cucina di domani trova spazio una tecnologia che fino a poco tempo fa era ad uso esclusivo degli chef, come l'abbattitore di temperatura. L'abbattitore completa quella che è la nostra, diciamo, il nostro posizionamento appunto come la possibilità di avere a casa quelli che sono gli elettrodomestici dei professionisti. Finalmente sarà possibile ed è possibile avere nelle proprie cucine tutta l'apparecchiatura tipica che si può trovare in un ristorante. Da quest'anno appunto arriva il primo abbattitore e quindi completiamo il ciclo della cottura professionale portandolo negli appartamenti, nelle case di tutti noi e permettendo di abbattere istantaneamente la temperatura per poter conservare al meglio gli ingredienti, conservare al meglio le preparazioni e eliminare cariche batteriche, ma anche per semplificare la vita di tutti i giorni. Ma se queste sono le tecnologie dell'oggi, la cucina del futuro deve saper parlare anche il linguaggio della connettività. È lì che guarda la partnership di Electrolux con Innit. Attraverso una piattaforma che integra produttori di elettrodomestici, fornitori di generi alimentari, produttori di alimentari, il consumatore potrà gestire con pochi clic tutte le fasi di realizzazione di un piatto, dalla pianificazione alla cottura. La nostra nuova partnership con un'azienda che si chiama Innit, che permette di connettere gli elettrodomestici all'interno di un ambiente cucina e di semplificare la vita di chi li utilizza, quindi scegliere la ricetta, vedere gli ingredienti che mancano, poterli acquistare direttamente online, lanciare la ricetta all'elettrodomestico, permettere all'elettrodomestico di settare quelle che sono le caratteristiche di cottura importanti e cuocere istantaneamente quello che è il piatto che magari vorrò la sera. Imprescindibile in questo percorso di innovazione è la sostenibilità, che riguarda tanto il processo produttivo quanto il consumatore finale, che nella lotta agli sprechi alimentari e non trova nella tecnologia un valido alleato. Siamo un'azienda che pone sulla sostenibilità e nella sostenibilità un'attenzione particolare, costante e sempre crescente, sia nella produzione dei nostri elettrodomestici, che con ambizione vogliamo portare veramente al minor livello di emissione fino allo zero emissioni, ma anche nell'utilizzo degli elettrodomestici. La grande classe energetica che utilizziamo nello sviluppo di tutti i nostri elettrodomestici permette di consumare pochissimo, ma anche i consigli, le modalità d'uso permettono di portare gli utenti, gli utilizzatori degli elettrodomestici a ottimizzare gli sprechi. Electrolux dal 2005, secondo l'ultimo bilancio di sostenibilità, ha ridotto del 50% le emissioni di CO2 e del 40% l'impiego di energia nei propri impianti, mentre ha aumentato di 15 volte l'uso di plastica riciclata a partire dal 2011.